Invitiamo in apertura di questa seconda parte il dottor Rinaldo Redaelli, vice segretario di ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per quanto riguarda ovviamente la sezione locale, credo, e a cui cedo la parola. Magari se arriva un applauso ne siamo lieti. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Intanto ringrazio per l'invito della vostra associazione che ha fatto all'Associazione Nazionale dei Comuni Lombardi e porto i saluti del Presidente e del Sindaco di Monza, Roberto Scannagatti. Diciamo che intervenire dopo le autorevoli relazioni che pomeriggio avete ascoltato diventa difficile, ma bisogna avere anche il coraggio, perché erano tutte in genere improntate all'ottimismo, importate al futuro, però bisogna avere anche avere il coraggio di capire che un'associazione si trova ad avere delle criticità, e mi pare che questo coraggio l'ha avuto bene la Presidente di Assoflora, evidenziando un po' quali che sono le problematiche della vostra categoria rispetto alle amministrazioni locali. I comuni quasi sempre sono sul banco degli imputati, perché probabilmente soffrono di una serie di condizioni negative che non sono solo economiche, ma sono anche quello di cambio culturale che purtroppo non è avvenuto negli enti locali. Avremmo così tanto bisogno di un po' di imprenditorialità anche nelle nostre amministrazioni, ed è il lavoro e lo sforzo che la nostra associazione fa cercando di portare innovazione, formazione e a tutti i comuni all'attenzione delle buone pratiche che in tante amministrazioni, proprio perché magari ci sono degli amministratori particolarmente illuminati o esperti di determinati settori, riescono ad applicare sul loro territorio. ANCI è organizzata a livello nazionale, poi ci sono le emanazioni regionali, la Lombardia, non possiamo negarlo, è un'associazione che fa da traino per molte regioni, quindi se qualche progetto viene avanzato e formulato da ANCI Lombardia, in genere ha tante possibilità di essere recepito o comunque valutato anche a livello nazionale. Ecco, quindi che io, non rubando tempo ai vostri lavori e ringraziando per aver inserito fuori scaletta il mio intervento, porto la disponibilità della nostra associazione a fare un tavolo tecnico, a sentirvi nel nostro dipartimento, noi siamo organizzati per dipartimenti, affinché un po' quello che molto autorevolmente il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo vi ha illustrato possa avere poi un'applicazione pratica, perché se è desiderata solo una cosa, poi alla fine voi siete tutti imprenditori, mi insegnate che però bisogna trovare il modo per attivarli e per praticarli. Quindi noi diamo questa disponibilità, nei prossimi giorni offriremo dei contatti per fare in modo che un po', non tutte, ma almeno alcune situazioni si trovino quantomeno una proposta di soluzione. Ne dico una per tutti: voi avete bisogno sicuramente, essendo anche, mi pare di aver capito, appartenenti a altre regioni, l'uniformità delle regole, l'uniformità delle definizioni. Cioè, in questo senso a livello nazionale stiamo già collaborando per avere un regolamento edilizio nazionale. È importante, siamo ancora alle definizioni, però quelle potrebbero cominciare a dare un punto fermo, perché come immaginate anche voi, gli amministratori non è che non hanno la volontà di, esaudire i desideri o comunque di favorire le proprie aziende, è che purtroppo hanno delle normative che sono praticamente indecifrabili o comunque opinabili e che spesso generano dei contenziosi, e quindi avere delle certezze anche per un amministratore sarebbe molto utile per dare delle risposte a degli imprenditori. Buona serata e buona continuazione. Grazie, grazie a Rinaldo Redaelli, vice segretario di ANCI. Adesso la parola al nostro presidente, prego. Volevo ringraziare della disponibilità il segretario dell'ANCI che ci ha raggiunto anche con dei tempi abbastanza stretti, e di questa disponibilità che sicuramente coglieremo per dialogare insieme, per trovare un tavolo e sederci attorno e trovare un miglioramento di queste leggi che ci creano qualche problema, a vedere se riusciamo a trovare delle nuove vie per dialogare insieme. Grazie ancora. Bene,
questa seconda parte si articolerà in alcuni interventi che ho definito simpaticamente internazionali, perché avremo delle relatrici rispettivamente olandesi, irlandesi e inglesi. Iniziamo a parlare di nuove tendenze 2016 e invito con un caloroso applauso Judith Beyer. Judy Bernard è una freelance olandese che collabora con varie riviste che trattano i temi di piante e gastronomia. Collabora anche con il Flower Council, un'importante organizzazione in Olanda. Si occupa di fotografie e prospettive di tendenza. Insomma, andiamo con lei, scherzosamente lo vorrei dire, a guardare un po' nella sfera di cristallo quello che potrà essere il futuro del nostro ambiente. Prego, un caloroso applauso a Judith. Tra l'altro, come ormai vuole la tradizione del nostro congresso, ci avvarremo della traduzione della nostra Laura, che ringraziamo sempre di cuore. Grazie. Bravo, in anticipo. Hi, I'm Judith, and I'm from the Netherlands, and I was shortly introduced by the gentleman over Claudio. There. Claudio, I'm sorry. So today I would like to tell you something about the trends for 2016, and I would like to explain a little bit about my experience that I have making magazines and how to interpret trends to the consumers and how to deal with that in your garden center. So first I want to tell you something about the time that we are living in. It's a little bit of confusing times. We know there is a lot of changes going on, and a few years ago we didn't exactly know what the changes were. We couldn't embrace that. But now we know that there are changes ahead, and we deal with that in a particular way. Everyone is doing that on his own. But there can be found several groups of how we deal with the time changes. I want to show you a little short movie, if I can get it running. Excuse me. Yes, just Laura. Oh, sorry. Sorry, don't worry. I'm not used to this. No, it's fine. No, ha ringraziato innanzitutto Claudio per la presentazione, si è presentata lei stessa e ha appunto annunciato il tema che tratterà, che appunto ha a che fare con le prospettive di tendenza e il comportamento del consumatore, che riguarda in modo particolare il 2016 come anno simbolico. E ora vorrebbe mostrarci un breve filmato, abbastanza ironico, da cui emerge il primo concetto da cui vorrebbe partire. Ok. So I found this film on this video on YouTube, and it shows how we cope with changes in our lives. È un video che ha scaricato da YouTube e che ha a che fare con come ci si tende a comportare quando ci sono dei grossi cambiamenti inattesi nella vita, e questo appunto è un caso. It's really hard because sometimes when we change things we want to really hold on to what we have, but sometimes that doesn't work anymore. These women are on the escalator for the first time, obviously. Sì, la tentazione è quello di aggrapparsi alle cose certe, di non accettare il nuovo, e quindi come fanno queste signore sulla scala mobile che non conoscono. And you can see they found a button, and sometimes when things are changing very fast you just want to hit the stop button and just stop. Delle volte quando le cose cambiano molto velocemente la tentazione è quella di schiacciare un bottone, come fanno le persone riprese in questo filmato, e far bloccare tutto. And these people try to hold on to the old values that they have, but sometimes, and this goes on for hours and hours and hours. Questo video va avanti in questo modo per ore e ore, quindi sono vari casi di comportamenti di questo tipo. And sometimes it's just the trick is to let go. So that's what to begin with. Il trucco è quello di lasciare che le cose vadano nel loro percorso, di lasciarsi andare. So the times are changing very fast, and I said that we are dealing in the, everybody is dealing with that in a different way. Quindi l'epoca sta cambiando velocemente e non tutti reagiscono allo stesso modo. So
On the left you can see a very nice forest. Some of us want to dive in that forest and hide for everything that is coming, or dream about what is coming ahead. In these times we're not looking at the past, but in 2060 we'll look ahead and look forward. There are also people who really need to think about things, and they need clear white spaces to do that, to figure out what they think about what is happening in their lives, and to solve their problem basically in their heads. And there are other people who are just enjoying themselves, go with the flow and try to enjoy and just enjoy friends and the times that are coming. And on the right there is I put a picture of the opportunities, and some people really embrace what is happening, the changes that are happening, and they really want to be in one with all the techniques that we're, the possibilities that we have. Queste immagini mostrano diversi atteggiamenti appunto di reazione alle nuove tendenze e al cambiamento. A sinistra c'è l'immagine di un bosco dove alcuni vorrebbero nascondersi o dove vorrebbero sognare. L'altra immagine della signora che pensa, appunto, invece indica un atteggiamento di chi riflette, di chi si ferma a pensare prima di agire. E invece le tre persone che sorridono, bevono e mangiano sono quelle che si lasciano più andare, però anche forse con una certa leggerezza. Invece l'ultima immagine è quella di chi si organizza in modo diverso e cerca di stare al passo con i cambiamenti, inquadrando tutto. So we are having the times that are ahead of us have a lot of possibilities. We can grow not only vegetables in greenhouses that are lit by LED light, we can also grow vegetables in space. And we figured out there are a lot of scientists who are busy with the plants cleaning oxygen, they make oxygen so we can live in healthier houses. Sì, questi sono alcuni cambiamenti, per esempio un tipo di coltivazione con la luce LED, oppure anche coltivazioni come l'immagine dei pomodori con le patate, e legata al discorso salutare della purificazione dell'aria. We're even able to make for our small gardens, we can make tomatoes. It's a tomato plant where that gives potatoes on the roots. And we're even able to make artificial meat. It's actually meat, but then it is made in a laboratory. Sì, ha citato il caso della pianta, dell'ibrido, e poi anche il caso della carne, che lei ha definito appunto artificiale perché è ricostruita in laboratorio, credo clonata. Okay. So this is the time that we live in, and now we go back to the trends. We saw the first group of people who really want to dream about the future and to dream about what is coming, and they would like to do that in gardens that are filled with green, rediscovering plants like hedera and clematis. We're also making the little terraria to hide away our thoughts and just to dream about. Questi sono esempi legati a giardini fatati o momenti di sogno, la riscoperta di alcune piante come per esempio l'edera o anche un certo tipo di arredamento e la clematis, sì. So we create in our gardens little nooks and little hideouts. We might put in a swing or just a lovely chair that is hanging from the tree. Sì, e quindi ricreiamo nei nostri giardini delle piccole nicchie, dei luoghi, dei piccoli angoli, diciamo così, con un arredamento particolare o con sedie a dondolo, per esempio. And we try to make little also really we work with garden roses that smell, that have a very nice scent. It's just this garden is all about dreaming, and the furniture is also either very light and very, or what you can see, the sparkle chair from Muscle Wonders, it's see-through, it's very transparent, so we enjoy the whole fairy kind of garden. Sì, questo senso fatato è legato anche per esempio al ricorso a fiori molto, dal profumo molto intenso, e poi anche un arredamento come la sedia trasparente che appunto lascia intravedere.
Oh, really? Thank you. The plants that we are using in this garden are, for instance, Acer or Clematis and Hedera that I said, to overgrow all the nooks and maybe trees that you have in your garden. And we also use plants that have a very nice scheme of colors during the seasons, like the Acers or, for instance, on the right you see the very nice hydrangea magical. It's also coming from green to red and back to green again. E qui appunto c'è tutto il gioco dei colori, le piante sono quelle elencate con colori molto intensi e anche per esempio piante che scendono. So there's another group of people who really likes to go with the flow. They like the dynamics of their really fast lives. They have very busy jobs. Most people have children and run from one place to the other place. And when they come home, it's not the tranquility that they wish. They want a riot. Sì, ci sono anche persone che stanno al passo con i tempi, che sono molto impegnate, che hanno magari anche dei bambini piccoli e quindi quando tornano a casa vogliono creare un ambiente a loro misura, insomma, sentirsi a casa. So in this garden everything is possible. You can put prints, colors, you may put in flowers with big plants with big flowers, very nice leaves of the canna. I love the canna because it has flowers and beautiful leaves too. You may put in very bright colors and just make it one big party. Maybe put some mosaic in your garden, and if you want, some fabrics for hiding for the sun. Ecco, ci sono appunto molte soluzioni personalizzate, una totale libertà da parte di queste persone nella scelta dell'architettura del loro giardino, quindi dall'uso di tessuti, di mosaici, di foglie anche disposte in un modo particolare, quindi una totale libertà, diciamo, creativa. So with this trend we really like to see plants that have an exotic character, like the canna. I said it's very, very nice, and we would combine it with lilies, dahlias, and plants with big leaves. And I really love the Fatsia japonica because it's as well is in your house as in the garden, it's very beautiful. And then of course the banana tree. Ecco, apprezza in modo particolare la fazia japonica, il banano, e poi sempre questa ricerca delle foglie molto, molto grandi di piante e delle piante tropicali, sì, esotiche. So, but what if you're not up to all the riots in your garden, you want just the place to hide out and to think? For these people, we see a lot of white gardens, gardens with white fences or just white painted walls. And it is a garden, it's a time for reflection and to solve the problems that you're coping with. So it's a garden without boundaries, and we see that indoor and outdoor become the same space. You just open up the whole house, and we don't make a difference between indoor and outdoor plants. We just mix them the way we would like to do that. Ecco, un'altra, per chi invece ricerca il comfort, il relax, ha voglia di pensare, diciamo, dopo la giornata, ci sono questi giardini in cui, per esempio, la recinzione è bianca, oppure prevale un uso di colori nella parte architettonica, o bianco, l'azzurro, e ci sono poche differenze tra la scelta di piante da interno e quelle esterne, nel senso che è come concepito come uno spazio continuo tra l'interno della casa e il giardino. So in this garden you can really redefine your life and put some boundaries, some kind of stop signs in your garden that are either a blue wall or nice geometric forms in cushions or maybe in pottery. Ecco, se si vuole creare dei confini, possono essere appunto dei vasi particolari come quelli che lei appunto mostra in queste foto, o delle strutture che sempre però si abbinano bene e in linea appunto con questo aspetto, insomma, filosofico di questi giardini. So in this garden we would like to see a lot of green plants.
like hosta or ferns with very big leaves. We would also see very bright colors and colors of from for example the bracteatum or the amaryllis. They are really strong primary colors, and they are also a piece of to reflect in the garden. Altre piante appunto che vengono scelte sono quelle con colori molto, molto intensi e anche sempre le foglie ampie, grandi foglie e la prevalenza del verde. Sì, quelle citate. Sì. So there's another trend, this is the last trend, it's called, I call it new nature. This is the trend where we see that we still care a lot about the nature and we care about that it is really eco, but we also embrace the new possibilities of techniques that we have now. Sì, un altro trend che lei ha notato è quello che ha battezzato la natura nuova, dove appunto si fa ricorso a del materiale che è un materiale ecologico che si abbina bene appunto con il rispetto per l'ambiente e la natura. So in this garden there's harmony and optimism, and we see it in the pottery, for instance, that are always two kinds of materials, either soft and hard, like the concrete with the wood, or the glazed pottery with the non-glazed pottery. Sì, quindi armonia e ottimismo prevalgono in queste atmosfere anche attraverso l'uso di abbinamenti di materiali per coppia, binari, come per esempio l'uso di cemento e legno, per esempio. So in this garden there are not really edges or boundaries. Your terrace can be also your garden path, and in the garden path it's really possible that you put some grasses or other plants because there's space for everything. Ecco, anche qui lo spazio è concepito in modo libero, senza dei confini netti precisi, e addirittura in un sentiero predisposto all'interno del giardino ci possono essere una sorta di intrusioni con alcune piante che si possono appunto inserire nel percorso per dare questo aspetto di spontaneità. And we also use the techniques in our garden, like we can grow our vegetables with the little pots that are over there, upside down. It's a LED light. And we also have sensors that are connected to our smartphones, and that they warn us when we have to water the plants. Sì, in alcuni dei vasi che vedete è possibile piantare verdure, insomma gli ortaggi, e poi ci sono anche degli apparecchi particolari, dei sensori che ci avvertono collegandoli allo smartphone quanto una pianta ha bisogno di essere irrigata, bagnata. So the flowers are very like in a field. We see a lot of grasses, but also herbs like dill, fennel, thyme and rosemary are welcome. Sì, riferimenti ad altri tipi di piante, per esempio il finocchio, il rosmarino e le fioriture annuali. So I don't know how much time we have. I'm just looking at the. Quanto tempo ancora? That's fine. Okay, thank you. So shortly I will tell you something about what to do with the trends, because it's very important that your consumer can recognize themselves in what you are doing in your store. So the first thing that you have to know is what your target group will be like, who is coming in your store. And it's basically very easy, because the people that come into your store, you can collect the data very easy and get that together and make a profile of who is the person that you're trying to sell to. And it's also very nice to know, if you know who your target group is, then you can adjust the trends to that. Sì, fondamentale relativamente alle tendenze è appunto conoscere il target, insomma, quindi la tipologia di clientela, e creare, perché i dati li abbiamo, una sorta di profilo, in modo da poter rispondere alle loro esigenze e in qualche modo anche incanalarle a nostra volta.
So there are four rules I always use when I'm making an article for the magazines that I work for, and it might be useful for your target groups too. I always ask myself, what's in it for me? Because it's very important to realize why should the consumer buy your product, and it's also what does he have, you know, what does he gain from it? Sì, ci sono alcune regole d'oro che lei ha fissato in relazione anche a quando scrive e collabora con queste riviste. Quindi qual è è importante calarsi in quella prospettiva, l'angolatura da cui si osserva il trend. So the second thing is I always ask, why am I publishing it now? Why do I want to sell it now? Why in 2016? Why not in 2017 or 22? You have to ask that also with the target group that you want to speak to, because sometimes it's just too far from your target group. Sì, quindi chiedersi anche, cioè, relativamente al tempo, perché adesso, perché nel 2016 e non più avanti, quindi il rapporto tra il trend e l'epoca attuale. E poi il prezzo, the price. Yes, the price is very important, not because I'm a Dutch girl and I want to keep it cheap, but it's also because I really need to know if the price is what my consumer would pay. So if I have a shop with very low prices, I will not probably sell a barbecue from 1,000 euros. Sì, quindi la questione del prezzo ha anche un equilibrio interno, no? All'interno del punto vendita. Se per esempio è una sorta di punto vendita dove i prezzi non sono altissimi, non creare una dissonanza e magari vendere un barbecue da 200 euro, perché questo creerebbe uno squilibrio, quindi un effetto negativo sul cliente. So I'm going to make a little profile of this woman. I call her Eva, and it's very handy if you make the target groups in your garden store. If you have all the information, you can just make and you write something about this person and put some pictures to them, and then you can profile the people that are coming to your store. Sì, questo è un esempio di come creare un profilo di un cliente, quindi del proprio target. Conoscere bene appunto i gruppi. So this is Eva. She lives in an apartment on the third floor, and she lives in the big city. She has not a lot of money, but she's very creative, and she's looking for green in her house. She has a little balcony and a small, maybe terrace, but there's not a lot of space to sit and to have a lot of plants. So she might want to have a vertical green wall. She is also a very, very busy girl, so she won't be having time to water her plants all the time. So as a garden center, you might consider to buy or to sell pots that are lightweight. Sì, lei immagina una cliente tipo Eva, una ragazza che vive in una grande città, vive in un appartamento al terzo piano e ha un piccolo terrazzo dove vorrebbe coltivare delle piante. E quindi come venire incontro alle esigenze di questa ragazza, che fra l'altro ha dei tanti impegni lavorativi, quindi ha anche poco tempo da gestire. So Eva wants to buy lightweight pottery, and she wants to know what plants are very nice for her balcony, because on the balcony the plants are different than that you can put in the soil. Quindi Eva ha bisogno di sapere quali piante sono le più adatte da mettere in terrazzo e anche da abbinare ai vasi che ha scelto. E quindi ha bisogno di consigli anche su questo tipo di scelta. You might want to consider to get a list of plants on your website or maybe on your Facebook site to talk to Eva, because she's looking on the internet to get her information and inspiration. And you might want to consider to give her some tips how to do that on her balcony. Ecco, sarebbe utile quindi per esempio nella pagina Facebook o anche sul sito inserire una serie di consigli e di indicazioni o di nomi possibili di piante adatte a quella situazione.
And you also want to to sell her a vertical garden system and maybe a watering system because she's so busy, she doesn't have a lot of time to water her plants. Sì, e quindi dare anche dei consigli relativamente, per esempio, a un sistema di irrigazione, visto che non ha tempo poi per occuparsi di questo personalmente, manualmente. So if you know how to talk to your customer because you know you made the profiles of them and you know in what group of age they are, you can figure out where they get their inspiration and where they get information. Do they do that in the shop? Then you have to be sure that your employees know about the plants that you're selling. And if you know that your customer is getting the information from the internet, you might want to have a nice site like Pinterest. I don't know if you know it, but it looks like that. And it's some kind of site where you can make really, really nice mood boards and people will look at it. But maybe the other target group will want to buy something in the store and want to get inspired in the store. And they have maybe difficulties with finding a pot and a plant that fits in their houses. So you may provide that on your floor. Quindi importante è sapere come Eva, in questo caso comunque i clienti, dove trovano le informazioni, dove trovano l'ispirazione, le idee, e quindi rispondere a questo anche attraverso la rete, per esempio attraverso Pinterest che lei ha mostrato, era la slide precedente. And I think it goes a little bit further. If you know how to deal with your target group and you want to make sure that they stay in your store to have a lovely experience, because when they stay in your store, they buy more and they have more fun, so they will remember. And I thought that it's very nice to have a cup of coffee in one of those really nice garden cafes, but I also see a lot of garden cafes that have a machine with coffee and they sell apple pie in plastic. So I would suggest you as Italians make very good coffee. Get a good coffee machine, make some room for that, maybe make a terrace, put down a table with some lovely books that you're also selling in your store, and sell some great apple pie that was baked by your nonna, and then put also the apples that she uses up for sale and attach a little recipe to that, because you want to bake that really, really nice cake at home. And a little bit further in your store, you also sell the trees that provide that, so people can grow their own trees, make their own pie with the recipe that you gave them. Quindi più i clienti rimangono nel punto vendita, più sono attratti, più sono incuriositi e più comprano. E uno di questi modi anche per attrarli è quello, per esempio, visto che siamo in Italia, sappiamo fare bene il caffè, di non fornire semplicemente la macchinetta automatica, ma per esempio appunto un caffè degno di questo nome, magari accompagnarlo con una torta di mele, Judith dice fatta dalla nonna, con magari un'etichetta con la ricetta. E quindi trovare questo modo di accogliere anche da questo punto di vista, diciamo. So if you know your customer and you know what they want, you can choose the trends that are good for them and then you can make your store a whole experience. So last week I found a little quote that I want to show you, that's the last thing. La scorsa settimana ho trovato una citazione che vorrebbe mostrarci, vorrebbe leggere. It's a quote from David Bowie and I really love it because it reflects the time that we live in. I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Questa è una citazione di David Bowie, non so dove sto andando da qui, ma prometto che non sarà noioso. Thank you very much. Beh. Complimenti naturalmente anche per questa ultima citazione del Duca Bianco, veramente che ci fa enormemente piacere, purtroppo scomparso da qualche ora. C'è qualcuno che vuole formulare qualche domanda? La nostra Judith è a vostra disposizione, in questo senso, se richiamate l'attenzione. Allora, grazie infinite, ancora un applauso a Judith Benner per la sua presenza quest'oggi, in questa prima giornata di lavori. Adesso coinvolgiamo Giacomo Brusa.
che adesso prenderà posizione qui accanto a noi sul palco, che ci racconterà di una sua particolare testimonianza. Ricordiamo, Giacomo Brusa racconta Agricola Home and Garden, una sua testimonianza, una sua esperienza di vita in questo settore. Ha 15 minuti a sua disposizione, grazie. Buonasera, mi chiamo Giacomo Brusa, sono il titolare di Agricola Home and Garden, un garden center in provincia di Varese. Voglio iniziare questa mia presentazione con due ringraziamenti. Un ringraziamento all'associazione che mi permette questa sera di condividere con voi questa esperienza, condividere con voi la mia azienda. Il secondo ringraziamento, visto la sede, lo voglio fare alla scuola di Minoprio. 28 anni fa quello che saltava un muretto nell'ovale qua sopra ero io. L'unica persona molto probabilmente che mi ha visto con così tanti capelli su una foto è Mario di Arena Vivai, che saluto. Essere qui stasera per me è un onore, perché la passione per questo lavoro è nata proprio in questa scuola. Essere qui stasera a parlare con voi della mia azienda, che mando avanti quotidianamente con passione, è veramente un onore. Un po' di storia. Finito Minoprio nel 92, apro una piccola floricoltura nei terreni vicino a casa, che abbino all'attività di famiglia. La mia famiglia da anni è stata titolare di Agricola Varesina, un operatore al commercio, all'ingrosso di prodotti per i garden center e le aziende agricole. Per cui nel 92 fondo le mie conoscenze, la mia passione per la coltivazione delle piante, assieme all'apertura di un negozio al dettaglio a pochi metri dall'attività all'ingrosso. Nel 2006 il grande salto da agraria, l'azienda diventa un garden center, costruiamo una nuova sede sul lago di Varese e da qui inizia la grande avventura. Ci abbiamo messo un po' di anni sinceramente a capire dove eravamo, perché ancora oggi stiamo imparando a fare i gardenisti, ma allora avevamo creato una grossa agraria all'interno, diciamo, di una serra con un po' di piante. Nel 2014 la grande svolta, che è la storia che vi voglio raccontare stasera. Dopo un po' di anni in balia, diciamo, sono stati il susseguirsi degli eventi, nel 2012 abbiamo deciso di disegnare una strategia per i prossimi 10 anni per l'azienda. Da qui, con un lavoro di gruppo, con un lavoro che è stato condiviso pienamente con tutta la forza vendita e con tutta la forza aziendale, è nata Agricola Home and Garden. Ve la presento un po' numericamente. Questa è la mission dell'azienda, che potete leggere sugli schermi, e ogni giorno la passione, la competenza, la professionalità, la dedizione sono i driver che ci guidano all'interno del nostro lavoro. Quello che abbiamo scelto fondamentalmente è stata una strategia di ispirazione nei confronti del cliente. Abbiamo scelto di far vivere al cliente un'avventura all'interno del nostro punto vendita, per coccolare in quello che è la sua passione. Questo ci mette in gioco quotidianamente. La frase che leggete sotto è proprio una sfida personale che abbiamo all'interno dell'azienda, che è quella di non chiuderci mai in quelli che possono essere i nostri paradigmi, ma proprio quello di affrontare ogni volta dei cambiamenti. Come vi dicevo, questi sono i numeri di Agricola Home and Garden che potete vedere sugli schermi. Questa è la parte esterna. Abbiamo una parte di 2000 metri quadri riscaldata, che praticamente stagionalmente cambia completamente forma, la serra fredda, un vivaio esterno.
E poi una sfida molto importante che ha preso forma negli ultimi 2 anni è stata quella della produzione floricola. L'azienda di produzione di 2000 metri quadri è diventata un perno centrale per quello che è stato il progetto di brandizzazione, in un'ottica di arrivare ad avere dei prodotti brandizzati agricola. Abbiamo pensato di partire dal prodotto che è il centro della nostra attività, per cui la pianta. Da quest'anno abbiamo proposto ai nostri clienti diversi prodotti brandizzati da noi. Un caso di successo è stata la viola di Casbeno. Casbeno è il quartiere di Varese in cui risiede il nostro Garden Center. Abbiamo selezionato delle viole, abbiamo su una produzione di 30.000 viole nell'arco di un mese e mezzo, battezzandole le viole di Casbeno, abbiamo creato una forte affezione da parte dei nostri clienti, tant'è vero che ci siamo trovati costretti a ripiantarne di nuove per affrontare il mercato primaverile. L'azienda è suddivisa in 4 reparti, ogni reparto ha un nome. Il reparto Case Fiori è sicuramente stato ed è il reparto più innovativo, perché abbiamo fuso quella che è la Serra Calda con quello che viene definito il reparto Decor, cercando di ispirare i nostri clienti in ambienti che diano idee e soprattutto che poi stimolano la vendita d'impulso. Queste sono alcune foto con alcune presentazioni del periodo primaverile, e poi invece in questo collage trovate le presentazioni sia estive, natalizie, autunnali. Ovviamente la stagionalità è un fortissimo impulso per promuovere sempre delle nuove idee. Poi il reparto Verde Soluzioni, che è quello che viene comunemente chiamato reparto Emporio, il reparto più tecnico dell'azienda, affiancato anche, una cosa un po' particolare per un garden center, da un importante reparto macchine. Siamo concessionari di zona per quel che riguarda i marchi Stile e Honda, abbiamo anche un servizio officina con 2 meccanici. Questa è una struttura ed è una storia che ci portiamo ovviamente dall'agraria del passato ed è fa parte della nostra storia, per cui abbiamo voluto mantenere questa attività all'interno del Garden Center. Come vedete vi ho elencato in ogni reparto, vedete elencati i servizi, perché una parte fondamentale della nostra strategia è il servizio al cliente. Queste sono alcune foto, alcuni esempi del reparto Verde Soluzioni. Il reparto animali e coccole, che è il reparto ovviamente pet, anche questo rappresenta una parte molto importante del fatturato dell'azienda e vedrà a presto un forte rinnovamento, cosa che non siamo riusciti a fare nel cambiamento apportato l'anno scorso. Abbiamo il reparto giardino e orto, che è quello che somma la serra fredda stagionale e il vivaio. In ogni punto, in ogni reparto abbiamo presenti dei punti che sono dei veri e propri punti sia informazione che dei punti di lavoro. Ne abbiamo anche più di uno per reparto presidiato, in cui i nostri collaboratori sono presenti per dare consigli ai clienti e anche per operare direttamente di fronte a loro, come preparazione di composizioni, rinvasi di cassette, attività molto semplici ma di servizio. Una parte fondamentale dello sviluppo dell'azienda è stata l'Academy. Crediamo che un cliente con cultura è un cliente che possa diventare un ottimo consumatore. Abbiamo investito parecchio e abbiamo suddiviso l'Academy in 2 tipi di Academy. Abbiamo creato la Green Academy o Agricola Academy, in cui abbiamo rivolto tutti i corsi dedicati al green e al mondo del verde, al mondo degli animali, il mondo del decoro, il mondo della casa. La maggior parte dei corsi vengono tenuti dai nostri collaboratori proprio nell'ottica di costruire agli occhi del cliente degli esperti a cui potersi rivolgere ogni volta che loro hanno bisogno di risolvere dei problemi. Poi abbiamo l'altra parte dell'Academy,
è stata la Barbecue Academy. Questa è stata una grossissima sorpresa perché è nata un po' in sordina e quest'anno ha formato più di 600 persone per quel che riguarda la cultura del barbecue. Ci avvaliamo di un formatore interno e di due esperti del barbecue come Matteo Tassi e Luca Bini, che è stato il vincitore del Re della Griglia. Era un reality andato in onda l'anno scorso su D-Max. Una parte importante della strategia aziendale è legata alla comunicazione. Crediamo che comunicare la nostra azienda all'interno del punto vendita, all'esterno del punto vendita, sia fondamentale per creare tutta l'experience del cliente. Per cui gli shooting sono una parte fondamentale della preparazione della nostra immagine. Tutte le foto che vedete pubblicate che potete vedere pubblicate sul sito, sui social, i video, tutto quello che è materiale fotografico, come vedete nella foto in fondo a sinistra, viene autoprodotto tutto all'interno dell'azienda, così che si possono veicolare al meglio le informazioni, i prodotti e soprattutto l'experience che vogliamo far vivere al nostro cliente. Tutto questo viene coordinato ovviamente da un lavoro che abbiamo creato, rubando l'idea dai nostri colleghi inglesi di Barton Grange. Abbiamo creato anche a Varese il design team, per cui abbiamo un gruppo di persone che mensilmente si riunisce. Questi sono i capi reparto che a loro volta prima fanno delle riunioni all'interno del reparto con i loro collaboratori per portare quelli che saranno gli argomenti da poter sviluppare all'interno di tutto il nostro piano comunicazione. Un'altra parte fondamentale della strategia aziendale è il sito. Il sito è stato rinnovato, rivisto completamente, è un sito responsive, per cui ed è un sito che dà un'esperienza su qualsiasi tipo di device si vada a vedere sempre identica, e questa è un'altra parte fondamentale per quel che riguarda la comunicazione con tutti i nostri clienti, perché ci permette di accompagnare il cliente prima della visita in agricola e poi anche dopo la visita all'interno del nostro Garden Center. Lo store, il negozio, ovviamente rimane la parte strategica fondamentale. Questo vi proporrò un 30 secondi di questi due video. Sono due video prodotti da noi online sui nostri canali di YouTube e messi anche su Facebook. Il picnic provenzale per ispirare tutto quello che sono i prodotti legati al giardino e alla casa per il periodo, estivo. E questo invece è un altro video che è stato creato per cercare di ispirare i nostri clienti verso l'orto e verso il fai da te, per cui il fai da te è legato alla cucina, è legato alle conserve, un altro mondo, tutto quello della conserva dei prodotti orticoli che stiamo cercando di seguire e di sviluppare. Molti di questi lavori vengono fatti anche in collaborazione con i nostri fornitori, a cui chiediamo degli aiuti sia di materiale ma anche degli aiuti economici per la produzione di questa attività. Grazie Walter. Una parte fondamentale della nostra comunicazione sono stati i social network. Qui c'è un elenco di tutti quelli che presidiamo. Vorrei soffermarmi un attimo su Twitter, che quest'anno potete vedere nella loro pagina business, ci ha chiesto di poter studiare l'utilizzo che la nostra azienda fa di Twitter, e per cui ci ha inserito all'interno delle loro best practice di utilizzo di Twitter come canale per la comunicazione aziendale. E questi sono tutti gli altri social che presidiamo. La newsletter è un altro strumento fondamentale che ci permette di essere in contatto due volte al mese con i nostri clienti, e anche la parte degli eventi, se me lo mandi un attimo me lo fai partire, anche la parte degli eventi è un'altra parte molto importante che ci permette di far sì che Agricola venga vissuta come un posto in cui vivere un'esperienza. Questo
proprio 10 secondi di quello che è stato il party di inaugurazione di Agricola Women Garden il 7 di marzo, che con molto piacere molti di voi hanno partecipato. Grazie. Il futuro, come vi dicevo prima, abbiamo disegnato, pensiamo di aver disegnato la strategia per i prossimi 10 anni. Quello che vi posso dire, quello che faremo quest'anno, partiremo a breve con la vendita online, abbiamo un e-commerce pronto, ormai studiato e rodato in tutti questi mesi, abbiamo aspettato a lanciarlo più volte, i primi di febbraio andrà online con 10.000 prodotti, in più dal mese di marzo saremo presenti sui principali marketplace come eBay e Amazon in 9 paesi del mondo, compreso Stati Uniti e Australia e poi i paesi dell'Europa. Poi altre cose per il futuro ve le racconterò le prossime volte che mi invitate. Grazie mille per l'invito, è stato un piacere. Grazie a Giacomo Brusa per questa sua testimonianza, raccontando appunto la sua impresa, l'Agricola Home e Garden. Bene, terminiamo in due appuntamenti, adesso due appuntamenti legati, come già detto, all'internazionalità. Parleremo di strategie di crescita aziendale grazie alla presenza, e vorrei un caloroso applauso, di Rach Doyle, che prende posizione sul palco, past president dell'Associazione Internazionale dei Garden Center e vincitrice di un premio molto prestigioso come migliore retail shop of the year in Irlanda. Lei opera nell'Irlanda del Sud e, come già detto, ha ricevuto questo premio, questo grande riconoscimento come migliore negozio al dettaglio di tutta l'Irlanda. Quindi lasciamo a lei la parola, come sempre vogliamo ricordare che ci avvaliamo della collaborazione di Laura per quanto riguarda la traduzione. Good evening everybody, and I want to first of all say thanks to Silvano and Martina for inviting me over here. I'm from Ireland, and Ireland is a very small country with a population of under 5,000, and we are 1 hour from Dublin, and Dublin is our capital city, and that has four million. Just under 5 million. And Dublin has a population of 1.2 million of those people. Sì, allora ringraziato Silvano e Martina per essere stata invitata, ha salutato naturalmente tutti i partecipanti e il pubblico e ha fatto riferimento al suo punto vendita, al suo centro che si trova a un'ora di distanza da Dublino, ha messo in evidenza il fatto che l'Irlanda non è una nazione estremamente popolata e appunto ha fornito tutta una serie di numeri proprio per sottolineare il fatto che non c'è un altissimo tasso di popolazione né a Dublino né nell'Irlanda nel complesso. Our business is like, I presume, a lot of your businesses. It's a family-run business. I started up, my husband joined me. He has now retired from the company, and our two sons work with us, and they're now directors and shareholders. And if I have time at the end, I will just say a few words about succession planning, which is what we have gone through. Sì, la sua azienda è partita appunto come un'azienda a conduzione familiare, lei, il marito, negli anni che vedete dal 76 al 2005, se a tempo successivamente parlerà anche del piano, del progetto di successione, nel senso che poi ha anche dei figli coinvolti nell'attività. I began the business in 1976 as a young horticulturalist, and I started in a Palatine tunnel, and my garage was my shop window, and it was my shop, the up and over door. We then moved from there because all the experts will tell you that the three most important things in business is location, location and location, and we were a mile away from any sort of a main road.
Sì, allora lei ha aperto la sua attività nel 1976, ha cominciato a vendere piante da una struttura molto piccola, appunto una serra di polietilene sostanzialmente, ha detto ci sono tre cose importanti per quanto riguarda questa business, e sono la locazione, dove il luogo si trova, la locazione, ancora la locazione, e loro si trovavano appunto in una zona appunto non particolarmente frequentata. We moved into Carlow Town. Now County Carlow has a population of 44,000, very small population, and we moved into the county town because we realized that we needed to be where the population was. We rented the site first, and then we bought. It was a hectare of a site in Carlow Town, which we then sold to Aldi. Aldi and Lidl, the German supermarket chain, were both bidding for it, which was a very good place for us to be. Quindi sono stati diversi trasferimenti di questa azienda. Prima si sono trasferiti in un terreno di un acro e cinque alla Carlow Town, perché lì c'era un pochino più di flusso, era un'area un pochino più popolata. Poi hanno invece venduto questo ad una catena di supermercati, Aldi, e poi a loro volta si sono trasferiti in un'altra località, Leyland Bridge. We had, in the meantime, bought a lovely old house on 3 hectares, and beside it was a field of 5 hectares, which I believed was going to be ours someday. And I decided that no matter where we got the money, if it ever came for sale, we had to buy it. And it came for sale, and we bought it. Quindi lei teneva moltissimo a acquistare questo nuovo terreno, era molto decisa a farlo, e l'hanno fatto, hanno trovato i fondi per realizzare, diciamo, questo sogno. That is the picture where you have the red circle. We also, at the back of the site, the existing site where we are now, there was about a hectare of waste ground. Sloping down to the river, so we decided to build a gardens, and the inspirational gardens, and these gardens are very popular. It's how color affects your mood is a story we tell to adults. When we bring children on a story, we tell them the story of Jack and the Beanstalk, because the pond is the shape of a bean, and at the top of the winding path there's a children's maze of you. Sì, dove si sono poi trasferiti c'era molto terreno ancora disponibile. Loro hanno creato quelli che hanno chiamato gli inspirational gardens, cioè dei giardini appunto che fornivano l'ispirazione, e questo è importante per il loro centro, tutto questo verde intorno e questo terreno con giardini, per il coinvolgimento anche della clientela più giovane, ragazzini, bambini per esempio. We have some concessions on site. One of them is the Edinburgh Woolen Mills. We have a guy selling lawnmowers and servicing, because we know nothing about that. We have a few concessions, and we were very happy to get Edinburgh Woolen Mills in 10 years ago. And my sons would like them not to be there now, but I remember when I was very happy to be getting their rent, so they're there to stay. Sì, dunque si trovano in un punto anche strategico, vicino alla motorway, e poi collaborano con l'Edinburgh Woolen Mills, consente loro di avere un flusso di clientela, e gli ha consentito anche di sviluppare maggiormente l'attività in cui è coinvolto anche il figlio. I've had many challenges. One was when we flooded in Carlow, but the biggest challenge of all was when we were on the main road from Dublin City to two other cities, and everybody had to pass by our gate. Suddenly, there was a motorway. I was absolutely devastated, did not know what to do. Our restaurant was down between 500 and 600 euro a day.
si sono trovati in un momento difficile per una trasformazione con credo proprio legata alla costruzione di questa autostrada, e quindi ha avuto un momento difficile in cui ha dovuto rivedere, diciamo così, l'assetto dell'azienda. I went down with my two sons one morning to have a look, and I had in my head that we would spend between 2,000 and 10,000 euros and do a revamp. I'm not sure what I had to eat that morning, but we spent 750,000 and revamped the restaurant. So we completely took everything that was there. The only thing that stayed was the shell, the roof, and the floor was new. We put a new floor. Quindi hanno dovuto ristrutturare l'azienda e occuparsi, per esempio, della parte relativa anche alla ristorazione, con un grande investimento di fondi. For anyone who hasn't a coffee shop or a restaurant, we call it a cafe, I would strongly advise you. This is now our footfall driver. It's what's bringing the people to the Arboretum. And this year the restaurant in Lachlanbridge will turn over 2 million. Sorry, I can't hear you very well because of the microphone, so it's a bit difficult. If I look towards you. We're talking about the cafe. The cafe in, will I turn this way? No, don't worry. Right. Just the cafe. Quindi buono, ma non sento di qua. Right. If anyone hasn't a cafe, I would encourage you to think seriously about it. Our cafe in Lachlanbridge will turn 2 million this year. It seats 340 and we're out in the country in the middle of nowhere. Sì, sostanzialmente lei incoraggia moltissimo a implementare la parte del catering, per esempio relativa alla ristorazione, al caffè, perché questa è stata per loro un'ancora di salvataggio notevole. The other thing we went was for brand development, and we bought a new garden center just outside of Dublin, and I'll show you some pictures in a minute. So for the redevelopment we had to rethink, refocus, reinvest, redesign, redevelop, re-energize, re-engage and relaunch. Sì, questa è tutta, diciamo, la formula, tutto il percorso che loro hanno seguito per riuscire a svilupparsi, a crescere, ripensare, rifocalizzare meglio, reinvestire, riprogettare, pensare a nuovi sistemi per ridare energia. These pictures are the old logo and the old brand that we had. And we now have got rid of all of that and rebranded. It was like the Nike swoosh over the Arboretum. And we do have an online shop, which is 24-hour retail therapy, is one of the signs. Dunque, queste sono le immagini del precedente Arboretum, del loro, diciamo, prima che venisse rivisto e ristrutturato. Sono alcune immagini relative all'entrata, vedete. E questo è il percorso, sì, di ricostruzione. This was just how it looked when we took everything out from outside and built a Rivero, which has covered all of the outdoor, nearly 90% of the outdoor area is covered now, and in 80 seconds the roof will open. Sì, tutte le aree esterne ora sono coperte, quasi un'altissima percentuale, mi sembra detto il 90%, e con una struttura che riesce ad aprirsi in pochissimo tempo, in 80 secondi. This is as you enter, and because I'm a horticulturalist and plants is my first love, I made it sure that you entered in true plants and you exit through house plants, because I want everybody that comes into the Arboretum to know that first of all they're in a garden center. Sì, la prima cosa che lei vuole è che chi entra abbia la sensazione, appunto, di trovarsi in un garden center. Siccome la sua passione principale è l'orticoltura, sostanzialmente sin dall'entrata fino all'uscita il cliente deve trovarsi di fronte a piante, al verde. All our signs are funny, quirky, and
all of the plant area is, instead of saying hardy perennials, we have the plants talking to the customer saying, we promise we'll come back every year. Sì. Allora, è importante per esempio le insegne, i banners che sono sempre molto colorati, e l'impressione appunto è che la pianta parli già di per sé e dica al cliente di ritornare. This is just a picture of what the shop looks like, and you can see where we put rafts on in the ceiling to fix the lighting too, so that you don't actually notice that it's only the building is only really a shed. And on the bottom corner, you'll see the checkout. And for me, checkouts can be often untidy places. On ours, all as you have is gift cards. I text the office today to find out how much gift cards did we have out that we've paid for, and as of today there's 120,000 euros worth of gift tokens that we are paid for and the people have them in their handbags. Sì, dunque una parte ha fatto dei commenti sulla struttura, la pavimentazione e l'impianto di illuminazione particolarmente mirato, per esempio, e poi anche sull'altra immagine si riferiva all'uscita, alle casse, laddove c'era un intero bancale, insomma una mezza parete dedicata ai vouchers, che sono per lei appunto molto un sistema importante, più delle carte federali. This is a picture of the building outside, because there's a lot of road frontage and the building looked horrible. It was white. I don't know if you know what white pebble dash is, just white cement with stones at it. And we covered the whole building. We clad all of the building with this composite of wood and resin. So it's an eco-friendly covering, and we lit it and we put graphics on it. Questa è la nuova, appunto, così come appare la nuova struttura, quella precedente non era particolarmente bella, mentre questa è costruita con un materiale ecologico, fatto di una componente anche di resina, e con il loro marchio. This is just a picture of the new branding, A for Arboretum, and you can see it, we carried it from the delivery in the landscape vans right through to the t-shirts on the girls and on the guys, so on the flags everywhere on our bags. Sì, questo è un simbolo del loro brand, del loro simbolo, la A appunto per Arboretum, che è un po' il filo conduttore, il filo rosso che collega vari prodotti appunto. When we revamped the store, we actually put in two new categories. We put a kitchen store and ladies fashion. The kitchen store now is the second best performing area per square meter. I'm not happy about toasters outdoing plants, but that's how it is. Tra i nuovi reparti che loro hanno inserito c'è anche appunto quello dedicato al kitchen store, quindi alla cucina, ed è il secondo, diciamo così, reparto, la seconda area più redditizia per loro. Innovations and points of difference. We do lots of events in the garden center. This is showing you on a Saturday morning we often have a ladies fashion show. Customers come in to buy their compost and they end up going to a fashion show. That's fine. We have the guy on the right, on the extreme right, is a friend of mine, a gardener. He comes and gives talks often. We have pottery. We have everything happening. Anything that we think the customers will be interested in seeing, we do it. Molto importante anche l'aspetto degli eventi, di quello che loro organizzano, per esempio anche sfilate di moda al sabato, oppure anche eventi organizzati con dei personaggi di rilievo come questo presentatore, come il signore col microfono nella parte destra. This is a Weber barbecue, and the Weber send over the chefs from the UK. And this was the biggest audience they've ever had, either in Ireland or in England. And this was on a Saturday morning.
and like the amount of Weber barbecues we sold as a result of that was phenomenal. Questo è invece una giornata dedicata al barbecue, una dimostrazione è stata fatta di, questo è un sabato mattina e hanno avuto un'affluenza notevolissima che poi ha avuto delle ripercussioni positive sulle vendite. This is Monty Don, which is the greatest, is the best known English garden center presenter on Gardener's World Television. And we brought him over, the Arboretum and the local authority, the County Council, and I'm on the board of the tourism. And we brought him over and we sat 600 people at €25 per head for this event last August. And it was just, while it cost us a lot of money, we got coverage in every national newspaper and on the radio. Questo è stato uno degli eventi più importanti, hanno invitato Monty Don, che è un presentatore famoso in Irlanda, che è specializzato appunto per quanto riguarda i garden centers, ed è stato un evento anche questo significativo, con un'affluenza di 600 persone, il biglietto a testa è stato di €25, e questo, gli incassi sono stati record. We have a permanent stage in the centre where if there's a crowd or a bus arrives and they want either a walk, a tour through the garden, or if they want somebody to do an impromptu hanging basket or direct decorating your front door, we're always ready. We always have horticulturalists on hands that's ready to do that. This was just one of the girls showing how to decorate the Christmas tree and one of the horticulturists showing how to decorate your front door. Sì, questi sono due esempi della decorazione appunto di un albero di Natale oppure di un'entrata, però lei dice che non organizzano solamente eventi ma li fanno anche all'impronta, cioè se capita nel loro punto vendita di avere per esempio un pullman di clienti o persone in gita, loro anche improvvisano, cioè organizzano al momento una dimostrazione, come sono i due casi insomma precedenti che avete visto. This was just in 2014 when the World Garden Centre Congress, the IGCA Congress, came to Ireland, and this was their visit to the Arboretum, and we were really, really pleased to have all of them, Martina, Silvano, Lara, there were a number of people from Italy there. Now, the next... Sorry. Okay. La foto precedente si riferiva al convegno internazionale dell'Associazione appunto internazionale dei centri di giardinaggio che si è tenuta in Irlanda nel 2014 e quindi c'è stata anche una visita al loro centro. Five minutes. Five minutes left. Right, okay. This is our card. We had a points-based loyalty card, which was the same as every other card. We now have a new card called the A-list card. And the A-list card, I'm not talking to you about points because you know about that, but the A-list card's objectives are to deliver more value to the customer and to be more personal. So we have the A-list community, so everybody wants to have an A-list card. So. The reasons that we have it is just because, and I'll go on to that in a second, behavior-based rewards and random acts of kindness. Sì, anziché inizialmente sono partiti con una carta fedeltà, poi l'hanno sostituita con quello che hanno chiamato una lista A, una sorta di carta fedeltà diciamo super che offre al cliente altri tipi di vantaggi e anche un altro tipo di fidelizzazione. The A-list card delivers it just because is price driven, and that's where a plant could be €20, and if you're a member of the A-list card, you get it for €14.50. There's a pharmacy, Sam McCauley's, which is pharmacies all over the country, and if you bring our A-list card into their store, they will give you 10% discount on all creams and perfumes.
If you go to the Edinburgh Woolen Mills and you show our card, you'll get 20% discount. If you go to the five-star hotel down the road, you'll get a 10% discount. If you go to another spa, you'll get 5%. So it's a whole lot of businesses now coming to us and saying, can we partner you with A-List? Sì, è un tipo anche di connessione che coinvolge più, diciamo, più voci, più soggetti, nel senso che per esempio chi va nel loro centro e mostra la A-List può anche presentarsi nei centri con gli altri nomi che avete visto in precedenza e che non sono garden centers ma sono altri esercizi commerciali e possono avere uno sconto sempre della zona e possono avere uno sconto per esempio del 10%, questo avviene anche in alcuni alberghi, cioè questa list, questa A-List, questa selezione coinvolge loro, i loro clienti, però anche clienti che frequentano altri esercizi, che con loro hanno una sorta di accordo in questo senso. The A-List card has proved immensely popular and really very good. Our biggest challenge was actually getting the staff to understand it and getting them to buy into it. So we used a whole lot of methods to get them to buy into it. The other thing was, the staff were saying, a lot of our customers are old and won't have email addresses. But once you tell the person that if they give their email address, that when it's their birthday, we'll invite them in for cake and coffee, then they find their son or daughter's email address. Sì, il sistema per esempio del reperimento di ottenere l'indirizzo mail, perché questo consente per esempio loro la prima volta contattano anche questi clienti offrendo per esempio loro della torta, uno snack o del caffè, in modo che poi questi clienti possano portare anche i loro figli e si crei questa rete. Our ambition was for the first year to get 40% of our customers converted, and we have that, and we're very happy with that. This is just one of the what we've done for the A-List card. We used hydrangeas, which were selling at €20, €19.99, and we gave a free hydrangea, which cost us €8 for every customer has spent €70 plus. The duration of that campaign was 1 month. We emailed 10,399 customers. The click rate was 34.7, which I believe Tommy Hilfiger's is only 20%. We redeemed 1,651, so that's the amount of hydrangeas we gave away. And the average spend went from €30 to €162.94. So that's how successful this program is for us. We had a similar one for a juicer which was worth €40, cost us £9, and the same deal was they had to spend €70 to get a free juicer, and we gave out 1,500 juicers. Sì, quello. May I just say a few words about that, about the metrics? Era un esempio dei risultati ottimi legati all'A-List. Era l'esempio di una pianta era stata regalata ai clienti che spendevano più di €70, veniva data loro una pianta di €19.99. Questo tipo di offerta è rimasta valida per un mese, hanno inviato questa offerta a 10.399 clienti, questo è stato cliccato per una percentuale del 34.7%, e hanno notato che, hanno calcolato che chi spendeva normalmente €30, in quell'occasione ne ha spesi invece €162.94, quindi insomma hanno avuto una risposta molto, molto positiva. When we were refurbishing, we looked at the heating, the lighting, and everything else as well. And we put in we got a very good engineer to look at the whole heating. Everything is automated now. We used to have that the staff came in and just pressed all the buttons in the morning. Everything was switched on. My husband came in and switched them all off.
and now it's all controlled, and it's all controlled automatically to the alarm system and the monitoring system. Sì, molto importante il sistema di automazione che loro hanno inserito, un nuovo impianto elettrico che riguarda l'illuminazione, il raffreddamento, il riscaldamento. Lei ha raccontato, appunto accennato al fatto che era il marito che manualmente in precedenza faceva tutto, accendeva tutto e spengeva tutto, tutto insieme. Invece ora con questo sistema fatto di una serie di subcontatori tutto è monitorizzato e computerizzato e questo consente di risparmiare energia ma anche di utilizzarla nelle zone dove è necessario e soprattutto secondo tempi diversi a secondo delle aree appunto del punto vendita del garden. The energy saving of 31% is achieved and that will be a return on investment 21 months and it'll have paid for itself. This is our new garden center that we bought. We opened it in May of last year, the end of May. We missed the season, huge amount of problems with local authority, but we're getting there. There's 21 display gardens in it. I fell in love with it when I saw it, and it's going really well. It's just it's in a very affluent area just outside Dublin. Sì, anche questo è il loro nuovo, è un altro garden che hanno aperto a Kilcade, anche questo non lontanissimo da Dublino, è un garden che si basa molto sull'esposizione, anche sugli inspirational gardens, ce ne sono diversi, li vedete appunto in foto, in stili diversi. This is just a picture of the restaurant, a pagoda type building. It's the new restaurant. It seats 100 people inside and 80 out. C'è anche il ristorante con 100 che può accogliere 100 persone, 100 clienti. In Arboretum we're very committed to training. We do it all the time, every Friday morning there's training. Since 2012 we spent over 2 million on the garden center and it's absolutely paid off. Our last year we won retailer of the year and that was up against all retail in Ireland and we were absolutely thrilled to be crowned retailer of the year. And this year we have won Company of the Year. It's the first time in Ireland ever a company won the two big prizes back to back. Dunque loro investono moltissimo sulla formazione e poi le ultime due immagini sono riferite a due premi molto importanti che loro hanno vinto, uno proprio relativo alla retail. It's important to have fun and to treat the staff as well. This is, we bring the staff on all sorts of things. This is, they were canoeing down the River Barrow. Last Friday night we brought them all to the dog racing. And we do all sorts of things like that. To the theatre and to whatever shows they want to go to. Organizzano anche molti eventi insieme appunto allo staff e quelli erano appunto tre persone del loro staff venerdì scorso vicino appunto in questa fare questa regata. This is a quote that I really like and I really believe in it. I don't know how it'll translate, but if you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. Henry Ford said it. Questo è un motto che a lei piace molto. Grazie. Thank you very much. Alla nostra Rach Doyle. E terminiamo. Prego, Presidente. No, volevo dire che se avete occasione di andare in Irlanda, visitate questo garden perché è veramente stupendo. Tutte queste iniziative sono studiate e soprattutto mangiate, anche perché c'è una concezione che si mangi male nei paesi anglosassoni, invece il ristorante è veramente stupendo, è un'eccellenza. Il motto finale di Harry Potter. Me lo rimandi al... No, ce l'ho, aspetta. Sì, ce l'ho. Okay. No, magari lo vuole in italiano, lo vorrà. Se fai sempre quello alla stessa maniera, avrai sempre quello che è una cosa del genere. Se fai sempre ciò che hai sempre fatto, otterrai sempre ciò che hai sempre ottenuto. Ok? Così abbiamo esaudito anche l'ultima richiesta. Ok. Allora adesso un applauso invece a un personaggio più che storico che vedete sta prendendo posizione sul palco. L'avete ormai riconosciuta,
ma se l'applauso arriva bello congruo ne siamo lieti. Su Ellen! Grande interesse per l'attività di Inspection 2015 nei centri giardinaggio italiani. Ebbene, su Ellen ha portato avanti questo studio interessantissimo. Lei è stata per diverso tempo, diciamo, in alcuni Central Garden dell'Italia settentrionale, in modo particolare in quella della Lombardia, Veneto e Piemonte, e quindi ha praticamente colto alcuni aspetti positivi ed altri meno. Andiamo ad ascoltare quindi questa analisi che appunto su Ellen ha realizzato in virtù di questa sua particolare esperienza. Insomma, le pagelle, come dice il presidente. Prego. Okay. So, 20 here, minutes. What? So, here are my photos of my Italian holiday last May. Queste sono le foto della mia vacanza italiana lo scorso maggio. And like any holiday, there were some good times. Come in ogni buona vacanza ci sono stati i momenti più lieti and some more difficult times. E momenti un pochino più difficili. Let me show you some facts and figures. First, we visited 20 garden centers, completed a 22-page report for each, covering 22 categories of items sold, with a total of 282 questions, giving a maximum possible number of points of 9,230. Quindi. And to do this, we traveled 2,500 kilometers around the north of Italy. Quindi abbiamo viaggiato per 2500 chilometri appunto nel nord Italia, e questi sono alcuni dei dati e delle cifre. Hanno visitato 20 centri, per ognuno c'è stata una relazione di 22 pagine, 22 categorie, 282 domande, e il punteggio massimo raggiunto è stato di 9230 punti. I looked at everything on each site, the entrance and the car park. Ho osservato tutto in ognuno dei punti vendita, dall'entrata fino al parcheggio. The toilets, i bagni, right through to the till points and the exit. Fino appunto alle casse e all'uscita. And even each company's website. Here is a current page on our Millbrook site. Can I make an appeal for you all to ensure that your site is always current and accurate with easy to read and succinct information? Many were not. Questo è appunto un sito web ed è una pagina del loro sito in realtà di Millbrook, e si appella a tutti incoraggiando a rendere queste pagine il più accessibili più possibili, facili da leggere e succinte nelle informazioni sintetiche. As I often said on my visits, I am not a consultant and was not there to propose changing the buildings or to suggest new departments. I walked around trying to think and view the business as a customer would. How easy was it for me to spend my money? Was I tempted to spend my money? And would I want to come back and spend even more money? Sì, come dice lei sempre, non si ritiene una consulente, cioè la sua funzione non era stata quella di proporre cambiamenti nei centri o per esempio costruire nuovi reparti, però il suo compito è stato quello di osservare con gli occhi del cliente quanto è facile spendere il denaro. Sono stata tentata di spendere questo denaro, calandosi nella prospettiva del cliente, lei si è chiesta: ritornerei in questo centro oppure no? That was low. I promise you, the easier you make it, the more the customer will spend. And I assume your prime reason for existing as a business is to make money. Quindi, siccome insomma il motivo per cui esistono questi centri è anche di trarre profitto, quindi più le cose sono semplici per il cliente e più lei ritiene che il cliente spenda, sia disposto a spendere.
So now we will make a flying visit to the centers, highlighting some of the good ideas I saw and even awarding some rosettes along the way. First, Vicenza Verde, with a very nice green entrance and lots of trolleys in clear view. Quindi parte appunto questo viaggio, intanto parte con il centro di Vicenza Verde, con l'entrata, e dice anche che poi segnalerà alcuni garden o comunque alcuni momenti che si meritano una sorta di spilla di onore per la loro qualità. And this was one of the few centers that sells ladies' fashions and accessories, and they were looking very attractive. We all know we get a lot of female shoppers. Let's pander to their desires and encourage those impulse buys. Ecco, questo è un buon esempio di esposizione relativo appunto alla moda, agli accessori da donna, e lei insomma ricorda l'importanza del cliente femminile, quindi del fatto che dobbiamo anche un po' avvicinarci ai desideri di questo tipo di clientela e incoraggiare anche gli acquisti d'impulso. And here is my first rosette, awarded for having baskets throughout the store, not just at the entrance. Make it easy. I must also mention the immaculately clean floor, wide aisles, and no excess product piled on the floor. In fact, congratulations to all the garden centers, as everyone I visited had high standards of cleanliness inside their buildings. Quindi il primo badge d'onore va appunto a questo centro, per esempio per il fatto che avevano dei cestini disponibili anche in aree che non fossero semplicemente l'entrata, e anche si complementa con tutti i centri che ha visto per esempio la pulizia, ecco in questo caso la pulizia del pavimento tutto luccicante, e anche per l'esposizione. Now, what a fantastic eye-catching Drago beside the road, making the entrance easy to find and encouraging people to come and explore the garden center. Ecco, questo per esempio è un particolare che incoraggia il cliente ad entrare, soprattutto fa da punto d'orientamento scenografico molto bello per l'individuazione del garden. And having a local farmers market in the car park also encourages more visitors and gives customers the feeling that this business is involved in and supports the local community. Ecco, anche l'idea di avere un mercato di prodotti locali vicino al parcheggio, secondo lei, è una buona idea, perché appunto suggerisce un coinvolgimento, diciamo, nella realtà locale. And here's some crisp, clear merchandising tempting those ladies to spend their money again. Anche qui è una tentazione per le signore a tornare a rispendere soldi proprio per questo tipo di pulizia, di lucentezza. Now, a rosette for making it easy. If you sell boots and shoes, give your customers somewhere to sit when trying them on. Sì, anche qui di nuovo fa i suoi complimenti, per esempio anche per fornire dei posti a sedere per le persone che vogliono provare gli stivali e ciò che è esposto. And another rosette for thinking of those young parents when they visit. In fact, two rosettes, as Cavinato was one of the higher scoring centers. Qui addirittura due badge per il fatto che questo è un esempio della capacità di andare incontro al cliente. Il garden citato è Cavinato. And here is an excellent example. Sorry, have you finished? No, Cavinato ha avuto uno dei punteggi più alti. He's suggesting me. Okay. Here is an excellent example of creating an impact at the entrance. First impressions count for so much, and research shows that we decide if we like a shop within the first few meters. Make those meters count. Ecco, anche questo è un esempio eccellente per creare un'entrata di forte impatto. Le ricerche ci dicono che i primi metri, diciamo così, il primo spazio, quello dell'entrata, è fondamentale poi per incoraggiare ulteriormente il cliente. Quindi questa è una buona prima impressione. Many of us have high greenhouse structures. Make them feel more welcoming by using bright hanging banners to promote seasonal and current products. L'uso dei banner, anche questo è molto, molto efficace, con appunto sospesi e con colori brillanti per promuovere i prodotti anche stagionali o appunto quelli del momento.
And here's some excellent merchandising of candles and uncluttered, easy to pick up items on the tables. Anche qui sempre all'insegna della diciamo così semplicità, o comunque questo tipo di esposizione consente al cliente di scegliere e prendere le candele o ciò che è esposto attraverso questo, insomma, su questo tavolo. And here's that first impression again. A clean, simple entrance. Obviously there is a good discipline here of not allowing the door to be covered in notices, posters and too much information. Stand back and look at your entrance door when you go back to your shop. How could you improve it? Ecco, l'importante è provare a guardare l'entrata del proprio punto vendita e vedere se la si può migliorare. Questo è un ottimo esempio, secondo lei, proprio perché dà questa idea di chiarezza, di pulizia, di linearità e di studio anche di design. And there are some excellent retail principles applied here with simple inspirational displays and well merchandised products and those high level banners again. Anche questo è un ottimo esempio, i banners, il tipo di esposizione. It was good to see neat piles of compost stored under a roof with clear signs relating to each type. And again, look how clean that floor is. Il Gemolio also earns a rosette as being one of the higher scoring centers. Quindi molto bene anche per il germoglio, anche questo ha avuto uno dei punteggi più alti e anche qui lei ha apprezzato molto come è esposto, come sono esposti i sacchi di terriccio in modo ordinato sotto una tettoia con un pavimento lindo. And here's yet another good entrance. Questo è un altro esempio di ottimo studio di entrata. And a special rosette for making the visit fun. There were only a few centers who introduced this into the shopping experience, and it does make your center more memorable for your visitors. E poi c'è stata questa capacità di rendere proprio anche divertente l'esperienza della visita al garden, e non ci sono molti casi di questo tipo, il divertimento. And it makes them smile. Farli ridere, farli sorridere. Now Bia is a big store with limited car parking. Their block merchandising with linked sales was good. Questo è un altro esempio di Bia, che aveva un parcheggio piuttosto piccolo, però anche qui un'ottima capacità di esposizione. And their big round room devoted to barbecues was excellent. Anche questo grande spazio, il rotondo dedicato proprio all'esposizione dei barbecues. And I liked their use of bright wall art over the aquariums, where it can often feel quite dark and stark. Ecco, anche l'idea, per esempio, del reparto acquari con queste immagini sovraimposte che rendono l'ambiente meno cupo e più vivace. Here we are at another large store with attractive promotional tables. Anche questo un altro esempio con questi bancali con le vendite promozionali molto allettanti. And at last, one that has recently created a food hall. This really is big business in many UK centres. I know that currently many of you are not allowed to sell such items, but I do believe that as the garden centre market matures, then your local authorities may realise your importance as good retailers and will allow greater diversification. Questo è un esempio invece di vendita di prodotti alimentari e questo è qualcosa che in Inghilterra nei garden center inglesi è molto sviluppato, in Italia meno perché ci sono insomma delle problematiche relative a permessi eccetera, però lei ritiene che questa sia sostanzialmente una strada che verrà percorsa e che quindi anche la regione, la provincia eccetera si confronteranno con questo e la risposta dovrà essere positiva. I must congratulate them on the excellent discipline of merchandising and the clear signs for each category of food. How I wish more of you would do the same for garden chemicals. Ecco, lei si congratula per il metodo appunto di nuovo dell'esposizione della merce, la segnaletica molto chiara per ogni categoria, e lei avrebbe voluto vedere questa stessa chiarezza di impostazione anche per quanto riguarda i prodotti chimici, i fitofarmaci, credo si riferisca. Here is some lovely landscaping around the second Viridea I visited. Ecco, questo è un esempio di architettura di paesaggio nel secondo centro Viridea in cui lei è stata.
where they even had a small shop within a shop selling rocks, jewelry and related items. E hanno anche un negozio dentro il negozio che vende, per esempio, articoli di bigiotteria e cose di questo tipo. Now what a contrast from big centers down to one of the smallest with a very attractive facade. Sì, un grande contrasto dai grandi centri ora a uno dei più piccoli con una facciata molto che lei vede come molto bella, come attraente. And many things that make you realize this is a unique family-run business with some great design features and helpful information. Ecco, molti dettagli che hanno fatto capire che si tratta di un'azienda a conduzione familiare, con per esempio dell'informativa, quindi con una chiarezza anche da questo punto di vista. And a rosette as well for being a high scorer. E anche questo è stato uno dei garden che ha avuto un punteggio, uno dei punteggi più alti. I like small centers and I think this was probably the smallest. Mi piacciono molto i centri piccoli e pensa che questo sia stato il più piccolo che ha visitato. Being small gives you an opportunity to specialize and have a unique selling point. And here you see some beautiful arrangements being prepared for a wedding. Le piccole dimensioni danno modo anche di specializzarsi e di avere appunto una sorta di centro vendita unico, particolare. E qui sono delle preparazioni che si riferiscono appunto a un matrimonio, a una festa di matrimonio. And also being small means you must keep a very tight control on the range and quantity of what you sell. Some of the bigger centers could learn from this, I think. Essere piccoli significa anche che bisogna controllare bene, insomma, tenere d'occhio la varietà, la quantità di ciò che si vende, e alcuni centri più grandi dovrebbero imparare da questo. Here's a good example of how to tempt the customer to buy, bright and eye-catching. Ecco, questo è un buon esempio di come tentare il cliente a comprare, colori forti che colpiscono. And a group of customers having a cookery demonstration. Yes, we ladies do like to be entertained, and then of course we do buy the products that are featured. E qui ci sono dei clienti che appunto partecipano, che assistono a una dimostrazione di cucina. And here's a rosette for the best car park ever. Qui appunto una spilla di merito va per il miglior parcheggio. We must catch the next generation of gardeners when they are young, and here are children planting seeds at a Sunday morning event. Bene rivolgersi anche alle generazioni più giovani, e qui ci sono dei bambini che sperimentano con dei semi che seminano. This is a very new center and what an excellent display at the entrance. Questo è un nuovo centro e anche questo, insomma, ha una bellissima entrata. And a good example of showing enhanced value gift wrapped begonias in front of the blocks of standard pots and a stand of link sale feeds. Also, I like the ficus benjamina used at the end of the narrow aisle as a focal point to distract your eye from the window and the car park beyond. Anche qui sono esempi positivi, per esempio le begonie già confezionate, le begonie regalo, e poi anche le piace molto la soluzione di inserire per esempio il ficus in quel punto in modo da nascondere la vista del parcheggio. And a really good children's indoor play area to attract those younger customers again. Anche questo è un'area riservata ai bambini e quindi un punto di attrazione. And here is Nicora, which is a family business. Questa è Nicora, un'azienda a conduzione familiare. Who really shouted about it. E l'hanno fatto capire molto, molto bene. Give your customers that warm, fuzzy feeling of being part of the family. E quindi hanno trasmesso al cliente questo senso, diciamo così, di domesticità, di calore domestico. And if you're going to specialize, then be the best. And Agricola certainly is the mower expert. Quindi se volete specializzarvi cercate di essere i migliori. Agricola certamente è l'esperto per quanto riguarda per esempio Italia Erba. I really like their corporate colors and image. No matter how small you are, I do believe you should have a distinct staff uniform.
apprezzato molto anche i colori, la loro grafica per esempio, la capacità appunto di avere una linea precisa. And here we are at what is a more traditional style of retail nursery. E questo è invece uno stile più tradizionale, That really shows what it is good at. Please shout about what you are good at. Quindi bisognerebbe tutti noi gridare, no? Mettere in evidenza le nostre qualità, quello in cui noi siamo bravi, in cui riteniamo di eccellere. And this is a large center with a long car park, so it is important to make your entrance very clear, and they certainly have. Questo è un centro molto grande con un grande parcheggio, è importante appunto rendere palese, molto evidente l'entrata, il punto dell'entrata, e loro l'hanno fatto. And they have staff uniform carried to the next step, different colors showing who to approach for advice. E di nuovo, insomma, sono un passo avanti anche per quanto riguarda l'individuazione dello staff, no? Diversi colori per consigliare al cliente la persona dello staff a cui chiedere consigli. Most of your centers have excellent florist and flower shop sections. Well done. This was an exceptionally good one. Veloce. La maggior parte dei vostri centri hanno delle sezioni floreali eccellenti, e questo è un esempio. And if you are selling expensive sets of furniture, help to create the dream for the customer with attractive scenery and displays that are easy to walk around. Anche se nel caso per esempio di vendita di mobili, anche di pregio, bisogna anche qui cercare di creare questo senso di sogno per il cliente e anche consentirgli di camminare, no? Che ci sia insomma un percorso ben delineato e che il cliente si possa muovere con una certa facilità. With space to check the seats for comfort. Con anche dei posti dove sedere eventualmente. And here we are at our final stop. As many of you know, coffee shops and restaurants can be a major part of the business. Flova has an attractive and welcoming coffee shop, and I know the ice cream is good too. Questo è un altro, il punto di arrivo, il Garden Floor, Flover, che ha un meraviglioso coffee shop, e lei ha assaggiato anche il gelato, anche quello dice che è ottimo. And there is even an immaculate and inspiring didactic farm, a unique and exciting addition. E anche una farm didattica, e anche questa è qualcosa che lei ha apprezzato molto. So, after our tour, consider, rende semplice la visita per il tuo cliente. But do you even know who your customer is? Ma sapete chi è il vostro cliente? I do not believe it is the traditional expert gardener who knows exactly which seeds and chemicals to use. Sì, non ritiene che sia il giardiniere quello più esperto che sa tutto su semi e fitofarmaci. More likely it is a couple born after 1946 who likes to garden but has some money to spend but needs advice and help. È molto più probabile che sia una coppia magari nata dopo il 1946 che ama il giardinaggio e che ha bisogno però di consigli. And I know some will be young families who demand instant gardens and entertainment for the children. Here is a teddy bear's picnic at a Millbrook Center. Per esempio bambini con famiglie con bambini piccoli che cercano di intrattenerli, e questo è un esempio, era un picnic particolare organizzato in un centro in Inghilterra. Now, you may have noticed there is one very important part of the garden center that has not featured in any of the pictures so far. Any ideas what that is? Avrete notato che c'è una parte essenziale del Garden Center che lei qui non ha trattato, cioè che non è ancora comparsa nelle fotografie. Avete un'idea di quale sia? Any ideas? No, no, she said the till. Sorry? The till. The what? The cash. No. I'm sorry to say it's the plant area. L'area delle piante. I saw little evidence that you are making it easy for your customers out there. There is some very good retailing inside your shops,
but you are not maintaining those principles outside. Si riferisce alle piante da esterno, finora non le aveva trattate perché secondo lei è il punto più debole, non ha trovato nelle piante da esterno la stessa cura dedicata a quelle da interno, a quelle da interno, sì. Do you have clear department signs? Per esempio le etichette, la segnaletica è chiara? Are you inspiring them to buy from a creative display? Date ispirazione, incoraggiate ad acquistare attraverso per come disponete le piante? Are the plants well maintained, weed free and of top quality? Ci sono o non ci sono le erbacce? Sono mantenute bene? Hanno un bel aspetto? Ask yourself, are you a garden center retailer or a production nursery? Quindi bisogna chiedersi se siamo dei retailer, se siamo dei garden center oppure dei vivai. Can your customer even reach the plant they want? And if they do, is there a simple sign giving them basic information? How tall will it grow? When does it flower? What are its basic needs? Ha la possibilità il cliente di raggiungere facilmente la pianta che vuol prendere e se riesce c'è una segnaletica, ci sono delle etichette che dicono, che danno le necessarie informazioni, quindi quanto questa pianta cresce, quando fiorisce, eccetera. And does every plant have an information label and a clear price? Appunto, ogni pianta ha un'etichetta informativa e soprattutto un'etichetta relativa al prezzo. It is not the size of the plant area that leads to a successful sale. Doubling the area will not double your sales. Quindi non è tanto lo spazio, raddoppiare l'area destinata alle piante non significa raddoppiare poi le entrate. And do you know how much one dead plant affects your gross profit? Do you know how many more plants you must sell for the same profit if you have been forced to reduce their price? If I had time, I would go into this in much more detail. Quindi se avesse tempo entrerebbe anche di più nel dettaglio, però lei chiede se abbiamo un'idea di quanto una pianta, solo una pianta morta, secca, possa avere un'influenza negativa sulle vendite e anche quante piante in più si devono vendere nel caso si sia costretti a ridurre il prezzo. So I say again, rende semplice la visita per il tuo cliente? Help with clear signs and put the plants into defined categories. Quindi segnaletica chiara e piante distribuite per categorie. Create groups of plants for specific climates and conditions. This sign is promoting plants for shady areas. Quindi creare gruppi di piante legate a specifici climi e condizioni, come per esempio questo esempio per le zone ombrose, ombreggiate. Trees for small gardens, and I cannot see a single weed here. Qui piante, alberi per piccoli giardini, e qui è tutto pulito, lei non vede erbacce. And here's Rachel's Arboretum Center. How easy is this? Ecco, questo è un esempio di semplicità, per come lei la intende. Questa è una foto di Arboretum di Rachel Doyle. And in Australia, they have more labels and signs than plants. But what a fantastic impact. I believe you must work much more closely with your plant suppliers to achieve better sales, not by increasing quantities, but by working together throughout the year on ranges, special promotions and signage. Everything to bring that wow effect into the outside area. Questo è un esempio dell'Australia in cui hanno sostanzialmente più etichette, più insegne che piante, però l'effetto è un effetto molto, molto forte, insomma è un esempio estremo di come però è possibile pubblicizzare insomma, tutte le promozioni, e qui lei ci coglie l'effetto wow, l'effetto di sorpresa positivo. Now I must mention another very important part of the customer's visit, safety. Yes, points are deducted for unsafe practices on the inspection form. And here is my lovely guide, driver, translator, photographer
and drinking companion Sandro Rotan, showing how easy it is to hit your head in a garden center. Un altro aspetto importante da ricordare è la questione della sicurezza, perché anche diciamo là dove la sicurezza manca vengono tolti dei punti anche nella valutazione dell'ispezione. E questa è una fotografia di una persona che lei ringrazia, che è stato il suo tassista, traduttore, fotografo Sandro Rotan, che mostra come sia facile farsi male in testa in un garden center. Or to have a bag of compost land on you when they are stacked too high. Oppure c'è il rischio che ti caschi addosso un sacco di concime quando sono messi in questo modo. Or to trip over a hose pipe or even a trolley shelf. Sì, inciampare per esempio nella gomma. Or break your ankle. E anche fratturarsi una caviglia magari. Or trip over teram fabric or a stone. O anche lì inciampare su questi blocchi che si incontrano. Or fall off the edge of the path. O magari cadere al bordo della pavimentazione. Or slip on a wet slimy surface. O anche scivolare quando ci sono superfici bagnate o umide. Or to electrocute yourself if you are an inquisitive child. Magari prendere anche la scossa. Or if you really want to buy that bird feeder at the back of the stand, then break your leg climbing through to reach it. O anche quando si vuole prendere per esempio il mangime, per esempio per gli uccelli bisogna arrampicarsi, anche qui si rischia di farsi del male. And my final point is making the customer feel welcome. Of course the best way to do this is to smile at them. That is after they have fought their way through the security barriers. La cosa migliore è appunto sorridere anche al cliente per rendere l'ambiente accogliente dopo che lui è riuscito a superare tutte le barriere di sicurezza. Now I must tell you. Ora devo dirvi. Burglars, thieves, shoplifters are all much cleverer than we are. They are stealing from us every day in ways that we cannot even guess. Sì, borseggiatori, ladri sono molto più abili di quanto noi immaginiamo e ogni giorno ci derubano in modi anche che noi non immaginiamo. So, why must we make it so unfriendly for the 99.9% of our customers who are honest and want to get into our shops with their baby buggies, wheelchairs, trolleys, so that they can spend money? E allora perché bisogna rendere la cosa così difficile per i nostri clienti, quelli onesti, per il 99,9% dei nostri clienti che magari entrano con le carrozzine o con una sedia a rotelle proprio per spendere denaro nei nostri centri? It seems that the larger the shop, the more difficult and narrow we try to make it. L'impressione è che più grande è il negozio e più strette noi cerchiamo di rendere le entrate e gli accessi. If I had another hour, I would love to talk to you about refining the ranges of chemicals you all have. I was bewildered and I am in the garden center business. So, how do you expect your customer to choose from 12 different ways of feeding specifically a geranium? Especially if a member of staff, when asked the question, then recommends a universal feed. Again, I would urge you to work much more closely with your suppliers on refining your ranges and then featuring special promotions at a good price. You will sell more. Quindi un altro consiglio per vendere di più è per esempio cambiare un tipo di esposizione che riguarda per esempio i concimi liquidi eccetera, dove ci sono moltissime varietà di un prodotto per esempio relativo ai concimi per i gerani, e lei ha trovato questo un po' strano anche perché poi il cliente si confonde e quando chiede magari al personale dei consigli, il personale gli consiglia un concime universale, quindi lei consiglia di lavorare meglio in modo diverso anche con i fornitori. I must thank all the centres that Sandro and I visited for their friendly welcome, kindness, delicious coffee and willingness to participate in these experimental first inspections. I do hope that they have all found it useful.
I am very excited about your future, and I hope you all are too, as there are so many opportunities for you, whether large or small, to continue to improve in simple ways, making it even easier for your customer to spend money and thus making you more profit. Vuole ringraziare tutti i nomi, insomma tutte le aziende lì citate, li ringrazia moltissimo per la loro cortesia, la gentilezza, i momenti passati insieme, e ha speranze nel futuro, spera appunto che questo percorso possa continuare e che tutto venga reso più semplice anche per il cliente e che possa quindi spendere di più nei vostri centri. E grazie. Sue Allen, grazie per la bravura, per questo giudizio spassionato e, se mi permettete, per la sua proverbiale simpatia. Allora, adesso l'ultimo atto prima dei saluti e quindi l'appuntamento per domani, anzi rinnovo l'invito, domani l'inizio dei lavori saranno fissati per le ore 9 con l'etica e il business, un binomio indispensabile, sarà questo l'argomento di apertura della seconda giornata. Ma adesso diamo vita a una piccola cerimonia, quindi chiedo ausilio nazionale dei Garden Center e più volte vincitrice di premi, l'abbiamo potuto apprezzare qualche minuto fa, e vorrei un applauso particolare per Rach Doyle, che vorrei qui sul palco. Ecco, che riceverà dalle mani del presidente e della vicepresidente, esattamente da Silvano Girelli e dalla vicepresidente che è qui con noi, consegna questa targa in ricordo della sua partecipazione al nostro congresso di questa edizione, ma soprattutto ai grandi riconoscimenti e alla grande bravura e professionalità che ha dimostrato nel suo settore, insieme a questo coloratissimo bouquet di fiori. Poi vorremmo sul palco, noi la chiamiamo, la dottoressa Anna Letizia Monti, se è presente. Poi, ecco, allora vorremmo Nada Forbici, che invece vediamo in prima fila, per ricevere un simpatico omaggio floreale a tutte le signore che si sono alternate sul palco. Abbiamo un team di donne splendido, così sono le parole esatte del Presidente, che non faccio altro che rinnovare a voi. Ah, ecco. Abbiamo anche la dottoressa Monti, perfetto. Poi vogliamo sul palco naturalmente anche Judith Benner, eccola qua, la vogliamo qui sul palco, insieme a Sue Allen. E la preside glielo consegneremo domani in separata sede, perfetto. Allora, con questo quadro conclusivo vorrei un applauso da parte di tutto il pubblico, ringraziare la nostra Laura per la sua grande professionalità nella traduzione simultanea. Il Presidente e la Vicepresidente del Consiglio Direttivo vi danno appuntamento, l'ho già salutata, se voglio, anche giustamente, vorrei anche Laura che presenziasse al ricevimento di questo bouquet floreale per giusto merito e giusta causa. Grazie, l'appuntamento adesso è fissato alle ore 20:45 presso il ristorante Il Nuovo Bosco, che si trova in via delle Betulle 7 a Novedrate. Nella cartellina avete la mappa, seguitela con fiducia. Grazie a tutti, anche da Claudio Sottili, che sarei io, se arriva un applauso lo piglio volentieri.